Allora, noi adesso seminiamo le cipolle. Oggi è giorno di radici. Quindi le cipolle vanno seminate con la parte radicale in basso e con la parte invece apicale in alto, ovviamente. Ne mettiamo una rossa e una gialla alternata, una distanza insomma che permetta il loro sviluppo, perché non devono competersi. Mettimene qua un bel po', qua, ecco. Facciamo un video abbastanza veloce, alternata, perché ne ho, io lì, Bianca. insomma, ne avevo lì, Bianca quella. appunto. Me ne dai di rosse per piacere? Una, Ecco qua, gialla, rosso, gialla. poi rossa, gialla, non importa, sono piccole o grosse, l'importante è che siano messe bene, ben, insomma, dopodiché vado a prendere il compost, questo è insomma è come faccio io l'orto, nel pianino vi faccio vedere i passaggi, ecco questa nel piccolo. Adesso io vado a prendere il compost, concreto qua, lo setaccio. Ah, mi prendi la scatoletta, allora lo setaccio. Ho preso un setaccio che ho qua, una scatoletta, questo è il compost che ho io, dai, però veloce per piacere, ecco. Allora c'ho la scatoletta, e cosa faccio? Prendo il mio, questo è il compost proprio naturale che ho fatto io. Levo via l'impurità e mi prendo, insomma, quello che c'è. Allora, devo stare attenta che non ci siano i maggiorini, perché qualcosa c'è. Però i maggiorini sono quegli insetti, insomma, mangiatori di ogni cosa che distruggono le radici, hanno tre fasi di crescita, una diciamo larvale, una che sfarfalla e appunto che mangia tutto quello che c'è, e quindi bisogna, quando si sa che c'è quella fase lì, si sa che la produzione insomma è ridotta. Adesso prendiamo, questo è il mio concime, naturale che è setacciato. Adesso io cosa faccio? Lo metto sopra le cipolline, dopodiché, dopo che ne ho messo un bel po' sopra le cipolline, ecco, ve ne faccio vedere un pezzo, ecco. Metto giù la terra, prendo. Leva via queste, riprenditele per piacere. Ecco, cosa faccio io? Faccio un altro solco qua con la zappetta. Mi fai ombra, ti sposti per piacere, che devo vedere, grazie. Ecco, facendo un solco, vedete? In pratica, cosa faccio? Vedete? Prendo, è un po' difficile, no, prendo la zappetta e faccio così, no? Facendo così, metto la terra, la faccio scivolare sulle cipolline, ecco così. Poi pian pianino faccio il solco e faccio in modo che rimanga il solco. Qui ce ne sono due di solchi, uno e due. Quando ho fatto i quattro solchi vi ricontatto e andiamo a vedere come rimettere la pacciamatura, perché sopra in questa aiuola da qua c'era la pacciamatura come c'era là, l'ho tutta tirata su ad andana, no? Poi la rivolterò,
Io so benissimo che per esempio qua c'è un solco, qua ce ne sarà un altro. Ecco. Come fai a bagnare? E poi so dove bagnare, appunto. Adesso continuo il mio lavoro. Ciao ciao!